Ciao amici, sono Vincenzo Capuano, pizzaiolo da 3 generazioni, ma oggi sono con la mia maglia per insegnarvi a fare la vera pizza napoletana in casa con soltanto l'ausilio delle vostre mani ed un semplice forno. Andiamo ad impastare. Ma tu voliva pizza, a pizza, a pizza, capumarola in coppa, capumarola in coppa. Ma tu voliva pizza, a pizza, a pizza, capumarola in coppa. L'impasto che andiamo a preparare oggi viene definito impasto senza impastare, quindi non c'è bisogno di un'impastatrice ma soltanto delle nostre mani. Ora vi faccio vedere come. Sono 500 g di farina, 400 ml di acqua, 3 g di lievito fresco oppure 1 g di lievito secco e 15 g di sale, acqua corrente della fontana, e andiamo a sciogliere il nostro lievito all'interno dell'acqua, in questo modo. Io utilizzo sempre un cucciaio, una spatola, va bene tutto per fare questa fase. Una volta sciolto il nostro lievito fresco o secco all'interno dell'acqua, la particolarità di questo impasto, amici, praticamente è che non bisogna impastarlo, cioè ma bisogna soltanto mettere tutta l'acqua all'interno della nostra ciotola e girare, ecco qua, in questo modo, senza nemmeno metterci troppa forza, ma essere delicati e girare. Ed è ottima per chi a casa non ha quelle impastatrici super tecnologiche e super veloci che vediamo anche a volte nei miei video su Instagram. Ma questa tecnica è pensata per chi a casa vuole fare una pizza digeribile in poco tempo e soprattutto senza troppe attrezzature costose. Quindi, come vedete, lo sforzo è veramente minimo. Io preferisco farne 3 da 300 grammi come la misura della pizza che facciamo in pizzeria. Andiamo a coprire il nostro impasto con un piatto o con la pellicola e lo lasciamo riposare per 15 minuti, perché la nostra maglia glutinica, che è fondamentale per una buona pizza, si andrà a formare non con la forza meccanica ma con l'avanzare del tempo. Quindi faremo una pausa di 15 minuti. A dopo. Dopo 15 minuti il nostro impasto non sarà molto diverso, ma vediamo che è un po' più rilassato. Veramente questa tecnica è semplicissima da fare a casa, la consiglio a tutti. Andiamo ad aggiungere il sale, facciamo un piccolo buco al centro e aggiungiamo il sale. Ricordo che questo è un impasto a mano ad alta idratazione, siamo all'80% di idratazione. Una volta messo il sale continuiamo la nostra ricetta. Ah, se avessi saputo fare questa ricetta prima, quando ero in Rai. Il Rai utilizzava ancora la maglia, ha detto fatto, su Rai 2. E credo che la maglia sia un po' scomoda, preferisco una bella scodella come in questo caso. Andiamo ad impastare, sempre leggermente, perché lo stiamo facendo veramente, è solo un modo di mescolare gli ingredienti. Però possiamo vedere che il nostro impasto già è molto molto più liscio, perché il tempo sta creando la nostra maglia glutinica, che lo sta facendo al posto della forza meccanica. Ecco qui, in questo caso possiamo già staccare il nostro impasto, dare una piccola piega, sono queste piccole pieghe di rinforzo, ecco qui, e lasciarla riposare per altri 15 minuti. In questo modo. A dopo. Dopo altri 15 minuti dell'impasto a mano più facile al mondo, il nostro impasto, la nostra massa è pronta ed è molto molto facile lavorarla. Mettiamo un poco di olio sulla superficie così da non farla attaccare e con una spatolina andiamo a fare le nostre palline, che in termine tecnico si chiamano panetti. Ecco qui, guardate, il nostro impasto è bello formato. Io li faccio in questo modo alla napoletana, ne faremo 3 più o meno di 300 grammi. Il segreto è stringerli bene così sul tavolo, in questo modo. Guardate com'è bello liscio questo impasto fatto a mano senza il minimo sforzo. Prendiamo un po' di pellicola, prima cospargiamo il panetto di olio in modo delicato, in questo modo, così la pellicola dopo non attaccherà, e andiamo a coprirlo in questo modo, così. Ne uno e due.
evitando di far passare troppa aria. Aspettiamo le prossime 4-5 ore fino al raddoppio del volume del panetto. A dopo, amici. Dopo 5-6 ore, ecco qua, il nostro impasto sarà raddoppiato di volume. Andiamo alla fase di stesura. Cospargiamo il nostro panetto con farina di semola, come in questo caso, e con le mani facciamo questo movimento, guardate. Spostiamo l'aria dal centro verso l'esterno. Lo giriamo una sola volta. Facciamo gli stessi passaggi. Passiamo la mano all'interno del nostro panetto, stando attenti a non andare troppo a schiacciare il nostro cornicione. Togliamo la farina in eccesso. Togliamo la farina dal panetto. Andiamo a fare la fase di condimento della pizza. Prendiamo il nostro pomodoro San Marzano schiacciato a mano. Evitiamo di frullarlo perché altrimenti si rovinerebbe, no? Il pomodoro è un prodotto delicato. Una volta messo il pomodoro, andiamo a mettere la mozzarella che è stata prima tagliata e messa in frigo. In questo caso è fior di latte. Quindi lo tagliamo, lo mettiamo in frigo, così uscirà fuori tutta l'acqua. Ecco qui, in questo modo. Che ovviamente la pizza che bisogna fare come prima pizza sul canale YouTube è la margherita, no? La regina. Innanzitutto ora vi, se volete altre ricette facili fatte da un professionista, cioè uno come me che fa pizze da sempre ma riportate alla attrezzatura di casa, lasciate un like, iscrivetevi e condividete questo video, quindi mi aiuterete a crescere. In questo caso utilizzo una pala, ma se non avete una pala va bene anche una teglia al contrario, oppure un po' di legno compensato, quindi già va benissimo. Trasciniamo la pizza in questo modo, la impaliamo e la allarghiamo con le mani. Mettiamo un filo d'olio prima di andare in cottura e, se volete, anche del parmigiano. E andiamo, preriscaldate il forno alla massima temperatura che avete. E se avete una pietra refrattaria la mettete a terra e lo preriscaldate per 40 minuti. Altrimenti, come in questo caso, che io ho un forno già dotato di pietra, lo lascio soltanto preriscaldare. Andiamo. Ecco qua. Apriamo il forno e chiudiamolo molto velocemente. Se non avete una pala, potete crearne una di fortuna con un cartone o con una teglia sottile utilizzata al contrario. Che aspettiamo che la cottura si completi, che è un processo molto importante per ottenere una buona pizza, una buona cottura. Ecco qua. Eccola qui, la nostra pizza con impasto no need, senza impastare. Se vi piace la pizza, lasciate un like a questo video e lasciate anche un commento se volete altre ricette, altri impasti, soprattutto altri consigli per ottenere una pizza buonissima in casa. Una volta ottimata la cottura, io, anche nelle mie pizzerie, preferiamo aggiungere il basilico in uscita, come in questo caso, anche come colpo d'occhio, secondo me, merita. E poi lascia un bel profumo, che forse in forno, in particolare in un forno di casa, il basilico potrebbe bruciarsi. Andiamo con l'olio d'oliva in uscita. Se volete, vi fa piacere, potete metterlo anche un poco sul cornicione. Ecco qua, in questo modo, un giro e mezzo, due giri dall'esterno verso l'interno. E soprattutto l'utilizzo delle forbici. Noi siamo pizzaioli contemporanei, quindi utilizziamo le forbici, perché altrimenti la rotella va a tagliare tutto il lavoro, va a schiacciarlo, invece le forbici viene tutto valorizzato. Andiamo alla prova del taglio del nostro impasto no need. Ecco qui. Ecco qui, questo è il nostro impasto fatto a mano, senza impastatrice, in 6-8 ore di lievitazione. Guardate la cottura sotto col nostro forno. Ecco qui. Se questa pizza vi piace, lasciate un like al canale, iscrivetevi, attivate la campanella e soprattutto, se fate questa pizza in casa, taggatemi sui social che vi lascio in descrizione.